Che coincidenza trovarvi qui! No, ok, sembro Marco Tonno. Ciao! Visto che l'ultima volta questo argomento vi è piaciuto, Momo, ho pensato perché non rifarlo? Cioè, capitemi, a chi non capitano coincidenze del genere? Per esempio, andate alla Croce Rossa a donare il sangue e vi ritrovate un tizio che ha parcheggiato con la macchina targata VAR. Che cavolo è questo? Cosa è enorme? Lo sapete benissimo che a me piacciono le cose strane. Cioè, capitemi, è di nuovo colpa dei gatti. Lo so, ragazzi, ormai è risaputo, i gatti hanno conquistato i gatti. Ma perlomeno una cosa è certa. Sapete quale animale sta bene col gatto? Ed a proposito di cose che hanno impiegato troppo tempo per arrivare, bentornati nella prova a non ridere! Yeeey! Figa, 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 figa. Magari il padre è un amante del tennis, ma non aveva i materiali e quindi ha usato una palla da cazzo il figlio come racchetta. La mascella è andata. Però, cioè, l'immagine, nonostante tutto, è arte. Non dico per la persona che ha ricevuto una mazza in bocca, quello sarà stata una brutta giornata. Che comunque adesso che ci faccio caso è tipo un'immagine vecchia. Cioè, lo vedete quell'effetto sega? Non so se è una color correction oppure effettivamente un'immagine che ormai ha i suoi anni. Comunque, in questa immagine, a quanto pare, abbiamo un gatto che è lo stesso gatto del gatto dei biscotti. Non sono biscotti, sono gatti.